Buona giornata e buon venerdì, ben ritrovati con Mattina 24 Live speciale Europei di Volley. È stata una notte indimenticabile per l'Italia di Luca Pierragnoli, che ieri sera nella importantissima gara 3 della Pool 1 a Cerignola in provincia di Foggia, l'atteso match con la Serbia e finito al tie-break vincente per 3-2 per le nostre ragazze contro una Serbia aggressiva e determinata. Ancora una notte azzurra indimenticabile per l'Italvolley femminile Under 21 agli europei in svolgimento nella Pool 1 a Cerignola in provincia di Foggia. Nella gara clou della terza giornata della fase a gironi, la formazione azzurra ha vinto contro la Serbia per 3-2 al termine di una battaglia contro le avversarie durata 2 ore e 30 minuti. La partenza è stata spumeggiante da entrambe le parti nel primo set, ma nella fase decisiva finale della prima frazione sono le serbe ad andare avanti per 25-23. Nel corso del secondo set la serie si dimostra più volitiva ed aggressiva rispetto alle azzurre che pagano il momento di difficoltà. Ma è dal terzo set che comincia la lunga rincorsa della Wacalor, della Diop e delle sue compagne, con un rimbambare di emozioni che arriva all'accorciamento delle distanze 25-17 e con identico punteggio la formazione azzurra agguanta il pari. Il tie-break è emozionante, si lotta punto su punto proprio nella fase finale. Nel tie-break ai vantaggi l'Italia batte la formazione serba e si aggiunge così l'occasione di poter giocare una prestigiosa semifinale sabato 16 luglio alla Pallafamida contro la formazione della Turchia. Riesce in extremis nella Pool 2 finale ad Andrea di arrivare a questo importante traguardo. Il sogno di vincere il primo europeo in Italia e per di più in Puglia potrebbe diventare realtà. E la Puglia sta davvero regalando belle emozioni per la nostra nazionale e come ci spiega nel dopopartita il tecnico azzurro Luca Pierragnoli, dopo i primi due set difficoltosi, dalla terza è cominciata una rimonta che ha sorpreso anche lui. Sentiamolo. Allora, mister, dopo 2 ore e mezza di grande battaglia, eravate sotto di 2 set, ma la testa e il cuore è stato determinante per questo incredibile successo. La testa e il cuore è sempre determinante per qualsiasi successo. Forse i primi 2 set eravamo troppo brutti per essere veri e poi dal terzo set in poi è entrata in campo un'altra squadra che voleva lottare su ogni palla, che voleva anche non arrendersi, e è venuta fuori poi anche i valori tecnici e tattici di queste ragazze che poi hanno dimostrato la loro vera pelle. Io ribadisco, le alleno da troppo poco tempo per poter dire com'era questa squadra e com'è questa squadra, però ecco, stasera ho scoperto di che pasta sono fatte, che qualità hanno queste ragazze, come sono unite e come vogliono e con che volontà vogliono raggiungere gli obiettivi. E quindi veramente merito a loro, merito grandioso a loro e anche stasera, mi ripeto, ma giocare davanti a un pubblico così è una cosa veramente che fa venire, che emoziona, che fa venire la pelle. E questo forse è stato anche l'elemento determinante di questa sfida di stasera. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Se raggiungeremo quello che è il sogno di tutti noi, penso che questo sogno sarà grazie anche a questo pubblico. Quindi, veramente grazie. Adesso qualche ora di riposo in più, ma poi ci sono le semifinali. Ci penseremo da domani sera. Adesso pensiamo a stasera, domani abbiamo altre cose da fare. Un giorno alla volta.
E questa dunque la soddisfazione di Luca Pirandoni dopo questa bella vittoria. Dobbiamo dire che davvero il settimo uomo è stato lo strepitoso pubblico del Pala Parmila, che ieri ha gremito in ogni ordine di posti il Palasport Opantino, ma aveva anche detto che ci sono stati anche dei problemi logistici, perché almeno 200 persone sono rimaste fuori dal Palasport e non sono riusciti ad vedere questa partita, in cui c'è stato anche qualche diverbio tra alcune persone, tra i posti che volevano avere, insomma, non è stata una bella scena. Anche questo deve essere raccontato, perché è chiaro ed evidente che oltre allo sport, quella è la cronaca che più ci piace, sono anche questi aspetti negativi che vanno in qualche maniera non ridimensionati, ma quantomeno posti in una certa attenzione, perché veramente ieri tutti avevano voglia di vedere questa partita delle Azzurre, che hanno poi orgogliosamente vinto. E c'è anche gloria e storia anche per l'Ucraina, che nella conclusione ieri della fase a gironi si è portata via una storica vittoria 3-1 all'Austria. Storica vittoria per l'Ucraina nell'ultima giornata della Pool 1 di Eurovolley Under 21 alla Pallamanina di Cirignola. La formazione ucraina ha vinto la sua prima storica partita contro la squadra dell'Austria con il punteggio di 3-1, in un'ottica di sensazioni e di emozioni incredibili. Il primo set è stato vinto con il punteggio di 25-18, poi l'Austria si è ripartita avanti pareggiando il conto 25-21. Poi nei restanti due set la formazione ucraina ha dato il meglio di me, giocando molto bene. Adesso l'attesa è tutta per l'Italia, che affronterà la Serbia. Comunque l'avventura ucraina in terra di Puglia si conclude comunque con uno storico terzo posto nel Pool 1 della città opantina, un traguardo prestigioso per una nazione che sta vivendo una guerra, ma che nello sport si fa sentire. Ed è stato bello dunque vedere anche questo significativo trionfo di una nazione che, seppur in guerra, come avete sentito nel servizio, anche per quanto concerne invece la pallavolo, ha dimostrato di essere una bella squadra e di portarsi a casa almeno una vittoria importante. E allora adesso andiamo a ricordare tutti i risultati delle due pool, classifiche finali e naturalmente poi le semifinali. Allora, per quanto riguarda la pool 1, Ucraina-Austria 3-0, Italia-Serbia 3-2, classifica finale: Italia 9 punti, Serbia 7, Ucraina 3 ed Austria a quota 0. Per quanto concerne invece la Pool 2 ad Andria, Turchia-Polonia 3-1, scusate, Turchia-Danimarca 3-1, Polonia-Israele 3-0, classifica finale: Polonia 7 punti, Turchia 6, Danimarca ed Israele a quota 0. Le semifinali domani, sabato 16 luglio, tutte al Pala Tattarella di Cirignola. Si parte alle 17:30 con Polonia-Serbia e poi alle 20 con la super sfida tra Italia e Turchia. E adesso andiamo a fare un po' di rassegna stampa. Ecco le prime pagine di alcuni quotidiani online. Cominciamo naturalmente dal sito di World News Sport 24. Ecco il titolo in prima pagina. Se possiamo andarci, eccoci qua: strepitosa impresa dell'Italvolley donne Under 21 all'Europeo, battuta la Serbia per 3-2. Spostiamoci adesso al secondo titolo che abbiamo scelto per questa breve rassegna stampa. Andiamo su Cerignola Viva, eccolo qui: Europei di Volley Under 21, Italia-Serbia 3-2, una partita avvincente e vittoria decisa al tie break. L'ultimo giornale che vi facciamo vedere è quello, il sito ufficiale della Vibav Puglia, che titola così questa mattina: lo vedete, Eurovolley Under 21 donne, Italia in semifinale sabato a Cerignola con la Turchia. E così siamo arrivati al termine di questa edizione di Mattina 24 Live speciale Europei di Volley. Vi aspettiamo come sempre a mezzogiorno con A Tutto Volley per rivivere le emozioni di queste sfide che si sono giocate ieri, e anche con un occhio anche verso le semifinali di domani. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona mattinata.